Idonei da una parte, precari dall'altra, gli uni contro gli altri. Ma che sta succedendo nella sanità calabrese? Non che prima fosse una specie di Eden, ma in questo periodo in particolare non ci si raccapezza più. Non è possibile continuare ad assistere alla guerra tra poveri. Ma chi gestisce? Chi comanda? Chi decide? A guardare dentro ciò che accade, sembrerebbe che la sanità calabrese sia in regime di autogestione. I problemi sono tanti, ma a chi spetta il compito di risolverli? Spetterebbe per legge al commissario Cotticelli, ma questi ha gli strumenti necessari per intervenire? E chi lo sa, è dal giorno del suo insediamento che in Calabria si chiede l'intervento del ministro Speranza, ma ad oggi, eccezione fatta per la visita del presidente della regione e la consueta immancabile promessa di intervento tuttora in evasa, non è accaduto nulla. Viene quasi il dubbio che quest'area del paese non figuri nell'agenda del governo, eppure la Calabria è fanalino di coda in tutte le graduatorie possibili e immaginabili, ma questo evidentemente non basta a stimolare l'interesse. Sono anni che tutti coloro i quali sono succeduti al Ministero della Salute promettono di allineare il sistema sanitario calabrese con quello delle regioni più attrezzate. Già, anni, ma solo di promesse inevase e aspettative deluse. Intanto i calabresi continuano ad emigrare, rimpinguando le casse delle regioni più ricche. Delle nostre difficoltà, evidentemente, non frega niente a nessuno.